Ciao, io sono Mirko dei Creative Clan Studio e lui è Fabio. Dei Geekon. Questo è il setup di microfoni che cui stiamo registrando le loro chitarre. Centro Royal R122, che è un microfono a nastro e ci permette di avere un'alta gamma di frequenze, a cui andiamo ad accoppiare un 421 Sennheiser, un SM57, per dare colore al tutto. Cassa Mesa e sopra usiamo un Mesa Dual Rectifier. Prendiamo anche un segnale pulito da una DI box della chitarra e utilizzeremo il segnale pulito della chitarra per non farci niente, però sempre è meglio avere un canale in più che uno in meno. Beh, come sta andando? Molto bene, prima di andare a mangiare, a dire la verità, però tra un'oretta andiamo. Sì. Facciamo sta minchiata. Com'è Mirko? Ma fammi capire, scusa, ma non lo fai in stampa? No comment. È cromatico Mirko. Molto cromatico. È armonizzato Mirko. Non lo so. È una scala a caso. Cioè la metà qua dove cazzo la... Sono legato molto a strofa ritornello. Bisogna abbracciare ritornello. Questo è un pezzo più carino io. Carano vorrei dire. Come si chiama il disco, Fabio? Ho il capezzolo di Sighty. Perché è perfettamente la mia situazione in questo momento. Abbiamo dei panini con la bondola. Noi carnivori. René che è vegetarian, da un panino con la crosta e formaggio. Cosa vuol dire vegetariano per René? René significa che tutti gli animali che mangiano l'erba sono erba. René, sei vegetariano? No, sono vegano evoluzionista. Che di solito chi suona la chitarra anticipa un attimino. Questo è un gioco professionale, consiste nel lanciare degli uccelletti contro dei maiali o delle scimmie con una fionda, praticamente questa gallina gli crea un'esplosione. Mentre René lavora io gioco, scusa. René fai il pezzo, cazzo, dobbiamo finire presto, muoviti. No! Che merda! Cosa è successo? Cioè, niente, è ovvio che facciamo una battuta alla volta. Facciamo mica rock o metal trascettino, insomma. No, mi metti la nota. Dove c'è la pausa? Faccio una nota. Ne sostituisci? Quello prima. Cosa stai dicendo? Mi risulta proprio, io qua vedo una schifezza. Ora ha fatto una bella merda. Vado a vedere se lavora la tua dipendente. Non ci credo proprio. Ispezione del fisco per vedere se lavori veramente. Minchia, sono su Facebook. Ai, scambiato schermata. Stavo pure filmando. Che sfiga. Giustificati davanti alla telecamera. Mi ha beccata su Facebook, non dire la mia. Va bene, licenza.